decisamente più preoccupante. Energia mi ha preoccupato. Però siamo qui per lavorare bene, lavorare al meglio. Io sono molto molto contento del lavoro che fanno i ragazzi quotidianamente, però il riscontro del campo effettivamente è la cosa che per gli addetti ai lavori conta di più, e cerchiamo di raggiungerlo, il prima possibile. Unë jam këtu pra për të punuar, sigurisht edhe lojtarët pra për të marrë të këshillat e mira. Tashmë na nuk na mbetet gjë tjetër vetëm pra të përmirësojmë ato probleme që na kanë shqetësuar përgjatë ndeshjeve të fundit dhe këtë ta pasqyrojmë në takimin e radhës që do të kemi nesër në Durrës. Non mi faccio la testa prima di essermi la rotta, quindi se capite il senso del... lo capisco. È capo sul battuto. Io capisco robbermi la testa e poi lasciarmi. Ai, ka i Ljana u letarë për fëtuar titullin, me gjithëse në këto momente nuk mund të flasim shumë, përse, në fund i fundit. Cila i tek në koro në mjerë në gjokatori për vinceri lo skudetto? Vinceri lo skudetto, bella domanda. Cioè, ho i giocatori, magari non tutti, magari altri non nelle condizioni migliori in cui ci aspettavamo di essere prima. Lojtarët aktualisht i kam, disa për tyre ndoshta nuk i kam në atë kondicionin që neve prisnim nga momenti që i kemi afruar në skuadër. E quello è stato il problema principale. Në këtë mendoj që ka qenë problemi primar që kemi hasur. Però lavoro con quello che ho, sono contento di avere questi giocatori, il mio mestiere è quello di, anche nelle difficoltà, di essere il più positivo, di trovare sempre il bicchiere mezzo pieno. Po punoj me lojtarët që kam në dispozicion, pra kjo është edhe profesioni im, pra që të arrim të t'i përshtatemi me ato që neve kemi në dispozicion të skuadrës, pra me ata lojtarë. Perché comunque la pressione di una grande squadra è tanta, preferisco più averla io la pressione, sono abbastanza abituato alla pressione, quindi la subisco relativamente, però sono consapevole e liberare i ragazzi. La pressione della squadra è stata ma poi non dovrei che la pressione sia meglio un per sì per se salutare. Salutare per te sto mendoj, vedem per il risultato non riesce. Mi prendo tutte le responsabilità perché è il mio compito. Ti chiedo per che sito ti marro per sì, per passi qui oggi del tuo regno. E spero che i ragazzi ne siano più sollevati perché sono loro i veri protagonisti. E il mio compito è quello di mettere nelle migliori condizioni di esprimersi. E spero se ci ritorno a te mi mostra da cilare nel tuo per che sito, passi qui oggi che sei ima, del tuo regno, del tuo che... ti vë ata ti hedhë ata në fush, do të thënë në mënyrë që të arrijmë rezultate. Non ci siamo riusciti sul piano dei risultati e sulla programmazione di quello che erano i risultati che ci attendavamo. Sicurisht, që nuk kemi arritur të marrim rezultate që ne prisnim. Tanti gol sbagliati. Le occasioni le creiamo, le occasioni vanno realizzate, ma deve sempre nell'equilibrio. Rastet i kemi patur, rastet janë gol, nuk kanë arritur që të rastet të konkretizohen në gol. Ndoshta gabuat me aktivizimin e Çanit ose u gabua në përgjithësi në klub. Dhe tani nuk e keni më në dispozicion, domethënë. Mban njëri përgjegjësi për këtë situatë të juar? Gli scorsi 10 anni, e qui chiudiamo, perché fin quando non avevo un ragazzo a completa disposizione, non ne parlerò più. Che parlo anche qua? Gli scorsi 10 anni è un discorso, il ragazzo è stato in un grosso investimento per la sua faccia. Perché ha avuto i suoi problemi di recupero, magari abbiamo sbagliato anche noi qualcosa. La volontà del ragazzo era quella di dimostrare, cioè di voler aiutare i compagni, di stare nella squadra. E lì è stato molto probabilmente un mio errore di valutazione, nel senso che la squadra al momento ha bisogno di Çani. Çani voleva essere di aiuto ai suoi compagni. Abbiamo deciso insieme, per la sua grossa volontà, di provare in una minima condizione di campo di tenerlo 30, 40, quei minuti che riusciva a stare in campo. Lui mi ha dato sempre la disponibilità, però a un certo punto ho dovuto fermarmi perché
non ha giocato come sa perché non era nelle condizioni magari di farlo, è stato più un sostegno per i compagni. Çani ka pasur një dëshirë mjaft madhe për se përket ishte në fushë të ndihmonte skuadrën, sikurse edhe skuadra ka pasur mjaft nevojë për praninë e Çanit në fushë. Ne jemi munduar që ta aktivizojmë për rreth në mjaft nesër për 30 minuta në ndeshje të tjera, disa minuta më shumë apo disa minuta më pak. Por në fund unë kuptova ndoshta ky mund të ketë qenë edhe një gabim apo nxitimi im. Unë mendova që Çani duhet të ndalonte dhe të marri tjetë në moment që duhet të jenë fushë 100% falas. Però finché non sarà nella condizione, perché io conosco Çani e molti di voi lo conoscono il giocatore, che è la storia che ha anche in Italia, non posso più metterlo in condizioni di che qualcuno o derida l'operatore della società o si è ingannato dalle prestazioni del ragazzo, perché è ingiusto nei confronti di un giocatore che ha voluto essere d'aiuto ai suoi compagni, non essere un peso per i suoi compagni. E dietro un settore in pratica che l'attivizzazione di Çanit të bëhet vetëm nga momenti që i do tjetë 100% i gatshëm për qenë fushë. Quindi Çani io devo soltanto ringraziarlo che ha cercato di aiutare me e la squadra e forse non è il momento. Çani për momentin tjetë duhet ta falenderoj për atë gatishmërinë që ka shprehur për qenë, edhe pse jo në kondicione 100%, për qenë në fushë dhe për të ndihmuar squadrën. E io posso ringraziarlo o soltanto nella maniera ringraziarlo come? Ringraziarlo aspettando che torni a essere Çani che conosciamo e la squadra deve ringraziarlo e tener duro fin quando non rientrerà, quindi con le prestazioni, sacrificarsi di più, lavorare anche di più, lavorare anche in maniera diversa, e questa è la gratitudine che possiamo andare a Çani, non parlare male di Çani, perché voi magari lo sapete, io ho tanti tifosi magari si aspettano, ma questo è un ragazzo che nelle difficoltà ha voluto essere con noi e quindi non lo metterò più nelle condizioni di essere che qualcuno parli male di lui perché non sa chi è lui veramente. Atëherë mendoj unë duhet ta falenderoj Çani për çfarë ka bërë deri tani, por ajo që është më e rëndësishme është që lojtarin duhet ta ruajm pasi mjaft zëra do thoja flasin jo mirë për si përket Çani. Ne Çanin gjithë e njohim për se çfarë lojtari është në çfarë skuadrë është luajtur në Itali dhe për këtë arsye domethënë që ta ruaj qoftë edhe si imazh por edhe si lojtar do të aktivizoj Çanin vetëm në momentin që ai do të jetë 100% i gatshëm. Dhe japë më të mirën që vetëm ai di vetë. Mirë, fjalë luçi vendi se pasi. Ci vedete lo stesso. Quindi non parliamo più di Çani finché Çani non sarà più. Okay. Pra mos ta mbyllim e mirë ta mbyllim këtë kapitull Çanin nga momenti që ai do të jetë 100% i gatshëm për skuadrën. Okay. Ja përpjekur në mungesë Fizullahut, në krahun e djathtë domethënë, je përpjekur të përshtatësh një mbrojtës të djathtë në disa raste siç është Ibrahimi, Provni, ne kemi marrë brapa. Ndërkohë që kemi marrë Selvaxhën në mercato. Ndërkohë që Selvaxhjo është afruar për një mbrojtës të djathtë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Sul, ku vazhdon të jetë Basraku në këtë punë. Questa cosa è anche in attacco dove c'è Basraku. Kur do t'i shohim? Allora, il discorso di Başak, l'ultimo che mi ha detto, Başak prima di schierare Başak l'ho portato a livelli in cui stava entrando in squadra nella convocazione e tutto perché ha avuto dei problemi sia in ritiro fisici e che se li portati, poi la condizione era molto bassa. Perché c'è Basrak, c'è una mamma che ieri nel comune poi c'è una squadra, ha fatto dei problemi fisici, però genetiende non queste condizioni di non questa come ottima. Nel momento in cui è rientrato la convocazione per contro Lucnia, che stava fisicamente molto bene, ha fatto gol giovedì, dopo due minuti si è rifatto male un'altra volta. Nel momento in cui hai potuto i calci per nascere Lucens, udom tu hanno la chimica per pupne e naftare. Non siamo molto fortunati con gli attaccanti. Dunque se non chiami shumë me fatë përsi perché si luazme. E il discorso di Selvaggio di altri di ragazzi anche stranieri. Nessa per sé, perché c'è stesso Selvaggio di salitare tier? Voglio mettere, Selvaggio è molto giovane, voglio mettere nelle condizioni di esprimersi quando la squadra sta parlando anche con il ragazzo. Selvaggio è un indiano molto shumë të ri. Nelle condizioni in cui lui può essere d'aiuto alla squadra perché anche lui è un terzino d'attacco, è più un terzino d'attacco che di difesa. Il discorso di stai quanto stranieri è importante. E tante volte preferisco
preferisco avere più scelta di attaccanti stranieri in panchina, perché comunque c'è una squadra che dobbiamo attaccare, una squadra che siamo devoti all'attacco. A te questo perché ti attenzione che sei vaggio se si custesura da me non me ne letare le tue ci due squadre, però a me sono preferito che mi danno che ti chiamo mi ha ma te per letare che ti vuoi una pure parte di tira se sa na trot ku selvaggio per trot ku selvaggio ne chiami mare. Quindi ho dato prima l'importanza ad avere stranieri attaccanti anche in panchina, quindi anche, però devo dire che anche il discorso di Prog mi sta facendo fatto molto bene come terzino e ho tanti albanesi bravi, è giusto che giochino, lo straniero deve giocare quando fa la differenza. Ma chiedo te pra, edhe Prog poi è spostato su mir nel altro ruolo. Mi gjithë të, përsej për këtë aktivizimë të huaj edhe të gjithë letarë të huaj që neve kemi afuar për gjatë në tatës verës, duhet të jenë letarë cilët duhet të bëjnë diferencen nga letarët shqiptarë, pas edhe letarët shqiptarë kanë mjaftë cilësi. E mi chiedevi Ibrahimi perché è un ragazzo eccezionale, un grande professionista, ha fatto il terzino anche in passato perché l'ho visto quando giocava terzino, non è un ruolo che gli piace tanto, però io anche la panchina, ho la panchina corta, non ho la panchina europea con 23 giocatori, ne ho solo 18, quindi devo sempre cercare di stare attento alle scelte, ai possibili cambi. Non è molto facile quando hai soltanto 6 giocatori puoi mettere in panchina, quindi i numeri sono quelli, hai un centro con 2 difensori, un centrocampista, 3 attaccanti, se vuoi di... Duke pasur se në pankinë kanë në dispozicion vetëm 6 lojtarë, atëherë duhet edhe të studiosh sjellje pra të lojtarëve cilët do të ulësh në pankinë që më pas mund të aktivizosh. Quando cambieranno le regole anche, so che c'è stata la richiesta ci sono alcuni stadi che non hanno la predisposizione e allora lì sarà molto più facile sia per me che per altri tecnici della Lega. Super ka qenuar në misorin me Pelisterin, për që se skuadra po vuan përshenim në golave. A do tjetë një alternativ e shë më mirë një sejt? Allora, capitolo Gevo. Gevo è un calciatore particolare, è un giocatore... Super është një lojtar të i veçantë. Di una grossa personalità, mia personalità. È un calciatore che può darti una mano, e ti deve vuole dare una mano alla squadra che non fa gol. Un allenatore deve fare delle scelte. Se un giocatore lo vede allenarsi come si sta allenando adesso, Gevo in quello che sta mettendo oltre al suo, oltre all'allenamento che fa lui fisico, sta lavorando molto sui compagni per raddrizzare il momento, no, di questi risultati, la non vittoria, Gevo, lo prendo sempre in considerazione sempre. Atëherë, një letar duhet të trajnojë një shef letar për sa i përket gjithë programit stërvitor që ata bëjnë. Nëse një letar, jo vetëm Gevo, por edhe të tjerë, japin maksimum në stërvitje dhe bëjnë gjithçka mirë, sigurisht që askush domethënë nuk do ta dëshironte që mani një letar si Gevo ai sot. Ci sono stati dei momenti in cui non si è allenato come volevo io. Ka pasur në ditë kur Gevo nuk ka stërvitur ashtu sikur se unë dëshiroj. E non è possibile, in questo nuovo corso ci hanno chiamato per dare regole, hanno chiamato per cercare di creare un gruppo, oltre che giocatori, un gruppo di giocatori che siano molto più professionali, che siano molto legati alla propria maglia, che siano molto meno egoisti, ma che siano un'azienda. Capite bene cosa dico per azienda. Në këtë moment pra, të gjithë lojtarët duhet të punojnë si një, domethënë të jenë pjesë e një ndërmarrje. Dhe gjithkusht pra nuk duhet të mendojë për se përket individualiteteve, por gjithë duhet të mendojë për familjen, duhet të mendojë për skuadrën, duhet të mendojë për klubin nga momenti që ata janë pjesë e këtij klubi. E devo dire che negli ultimi, dopo sono passati un paio di mesi da quando abbiamo iniziato, ma negli ultimi giorni veramente abbiamo fatto una crescita sotto il profilo del gruppo, per quello la mia
tranquillità relativa, la mia, anche il mio sorriso, perché abbiamo lavorato bene sulla testa dei giocatori e i giocatori hanno lavorato bene su se stessi. E un esempio su tutti è appunto su Kai, che ha dato una grandissima mano, ha dato l'esempio. Per sé perché ditve di fondo, mi punuar shumë, per sé perché gjendjes grupit, aspekti psikologjik të lojtarëve, ringritjes së moralit dhe pikërisht për këtë edhe dukem disi më mjaft I qetë në konferencën e sotme, pasi e di se kemi punuar mjaft mirë për gjatë gjithë këtyre ditëve dhe shpresoj që rezultatet do të vinë. Ha aiutato anche a finalizzare l'integrazione con gli stranieri, che ragazzi non è facile per ragazzi stranieri, soprattutto quando arrivano qualcuno dall'Italia ambientarsi in altri campionati. Sicuramente per gli altri periodi hanno integrato, mi ha finito di lettare te vuoi, perché non c'è spazio per lei, c'è ingranone, non c'è spazio per lettare te vuoi, né lettare ci tranne squadra. La condizione fisica è sempre migliore per alcuni. La condizione fisica viene adesso per lettare. E aspettiamo di giocare le partite. Dhe tashmë prej tua ndeshje. Edhe një pyetje për kundërshtarin, faleminderit. E keni studiuar Teutën pasi është një nga skuadrat më agresive të këtij kampionati, një skuadër që vrapon shumë, por ka edhe agresivitetin për të shkuar në fortë në kundërshtar. Korre tantissimo, ma anche në agresivitetin për të shkuar. Io li studio tutte le squadre, non è che guardo studio solo le squadre. Dove è tanta hai detto giusto le caratteristiche di questa squadra qua, se no è perché tre braccia te avuta una squadra team aggressiva, bravo Anson. E se noi non siamo aggressivi come loro e più di loro, il nostro livello tecnico non potrà mai uscire fuori. Ma se neve non chiami aggressivi sia ta, a po mushroom sia ta, a ter aspetti tona anno tona tecnica non può dare in palo. Una squadra molto ostica, allenata bene, preparata bene, sanno in campo quello che vogliono. Una squadra è proprio tipo mia finire dei team se ci farà due andare in fush. Ma è giusto, l'affronteremo con le nostre armi. Porto da probabilmente anno tona. L'affronteremo con la forza di quello che è un gruppo. Penso che ho ritrovato un gruppo che sa che deve essere più cattivo, più voglioso dell'avversario, che sia il Teuta, che sia Scardenu, 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 devono essere affrontate tutte con la cattiveria e l'aggressività di affrontare se la squadra più importante del mondo. Nello stesso tempo avere l'umiltà di capire quali sono i momenti della partita in cui soffrire e i momenti in cui puoi colpire e far male l'avversario. Të kërkojmë në momente të ndryshme të ndeshjes kur duhet të godasim apo kur duhet të mbrojmë. Abbiamo lavorato molto su tutti i punti di vista. Kemi punuar shumë thot në të gjithë aspektet që mbar aspekto tecnico dhe sidomos kjo ndeshje e della mentalità che dobbiamo avere, taktikën që ne do të përdorim në fush. Dobbiamo soltanto avere riscontro del campo. Thjesht tashmë presim për plasim në fush. E fundit, a? Duke parë vështirësi që përmendëm të shimë rrath, mungesën e shnimit goleve, gjendjen e joftë mirë sulmuesve, adaptimin e vështirë të lojtarëve të huaj që kanë ardhur, mos mendoni se në mërkatën base mund ishte vërkuar ndryshe për të mos qënë fundit në tabelë, dhe e dyta ka të bëjmë Asanin, sa i ka që mështë ta i për... Scusa, non capisco la domanda. Quando? È ieri, non lo so di ieri, non è da te. Dove è situato? Vediamo la situazione. Il metà da Huawei o campo di Huawei? I nuovi giocatori non sono inseriti. La difficoltà dei giocatori italiani ad inserirsi nella squadra. La mancanza dei gol oppure... Giocatori italiani che cosa intendi per i giocatori italiani? Gli stranieri, non dico gli italiani, ma gli stranieri. Gli stranieri che sono venuti, dici di aver fatto un mercato, di aver cambiato il mercato o di correggere il mercato? Ma di correggere. Purtroppo quando è iniziato il campionato, tu stai parlando di svincolati a quel punto. Perché quando è iniziato il campionato era già chiuso il mercato.
non sbaglio. Quando è iniziato il mercato, il campionato albanese, il mercato era già chiuso. Kur filloi kampionati, pra mercato ishte ndryshe. Ne kishim tashmë kishim bërë si dhe tonë. Kosha mos është diçka që mund të ishte bërëvuar që në një palim në fazën për dhe të rrërë. Forse i dhe të kërkote të si po të bërë riparare. A ripara... Ti e më konqies, po flitit në përmedje që rrënë sa uve mund vindet të partizanës e dikush tjetër. Si sta përgjën e kësë uve poteva venire al partizanë. Allora, se uve l'ho avuto. Se uve l'ho avuto, l'ho allenato già da dire. Sta facendo benissimo, perché è un ragazzo che merita, un professionista, ma Sue, prima comunque da un'annata difficile, anche io quando l'ho avuto aveva dei problemi relativamente superabili perché non poteva allenarsi sul sintetico. Dhe kishte pa mundur që të servite në fushë në fushë sintetike. Questo lo sapeva la società. Sapete dove ci alleniamo noi? Io dimmi se ku servite. Quindi ti rispondi da solo sulle persone o ti rispondo? Ti rispondo da solo? Non sono veramente persone, no. Piuttosto... Beh, il discorso, se torniamo al discorso, tanti il problema di Ciani, ci siamo trovati con questo problema che non ci aspettavamo. Allora, facciamola così, tu cosa cambieresti? Se io cosa cambierei? Cambierei i risultati. Non cambierei i miei giocatori perché so le potenzialità che hanno e che non hanno ancora espresso. Questa è la difficoltà dell'ambientamento. Noi siamo qui da un mese. Assani è uno che è venuto ultimamente, è pronto per... Assani lo stiamo condizionando fisicamente, non era pronto, era un mese che era fermo, ragazzo molto giovane, ha ottime qualità e ha un programma di allenamento suo. Si è giocato anche con la squadra B per trovare il condizionamento. È un ragazzo molto interessante. Do të kemë në ndërgomën e tine në skuadrën e parë. Marrua? Anse con te, stavo finendo prima, cos'è che mi chiedi? Non lo cambierei niente perché i giocatori non sono al top delle condizioni. E non riuscire a dire se perché il mercato, passi le tarte, se ne attura, come non chiami 100% di condizione. Passi gno, mi affinire c'è zietro. Ok? Falinderi. E mashallah c'è chi dice che bello, e mashallah dice che va a fare un'altra. Mashallah.